Benvenuti a questa serata speciale dedicata al nostro Franco Califano, nel decennale della sua scomparsa avvenuta il 30 marzo del 2013. Se non altro perché tu mi togli una preoccupazione, dovrei vivere senza pensieri per la miseria, stare più rilassato di ieri, prendere Ed eccomi qui finalmente con gli storici amici di Franco Califano, una figura straordinaria, quest'oggi la vogliamo celebrare, la celebriamo soprattutto attraverso la sua poesia e attraverso la musica. Hai detto una cosa bella, lo dicono pochi. La poesia se ne parla sempre quando noi la ricordiamo. Franco per me prima di tutto è poeta, poi dopo passa un mare e mezzo e poi dopo è cantante, quello che volete. Ma la poesia è proprio la sua, come dire, il suo DNA, la sua statura assoluta. Dimostrabile proprio tecnicamente, proprio a livello anche scolastico si può dimostrare la poesia di Franco. Un'estate fa la storia di noi due, era un po' come una favola, ma l'estate va e porta via con sé anche il meglio Noi lo ricordiamo perché lui ha dato grande valore all'amicizia, anche se in alcuni momenti lui si è ritrovato da solo. La sua, se ci pensi, la vita anche che ha fatto da ragazzo è una vita un po' solitaria, se vogliamo. Lui, la sua poesia, le sue canzoni, le sue cose, e gli amici che immancabilmente dovevano sempre, stavamo sempre lì. Cioè, Franco ha scritto tutte, l'80% delle sue canzoni hanno dei riferimenti precisi. No? Possiamo stare i titoli, a parte L'ultimo amico, che è quella proprio più emblematica, ma lui secondo me aveva inteso gli amici come la sua, secondo me, la sua vera famiglia. Secondo me la sua vera famiglia. Anche nei libri che ha scritto, nelle persone che vedeva, che poi siamo noi, anche qualcun altro, ma non tanti. Io mi pregio, anche se ero un po' più giovane di loro, del gruppo, di essere uno dei pochi ragazzetti, insomma, che stavo alla sua mensa, al suo tavolo. Amici non mancavano mai. Mazzeo addirittura c'è stata una condivisione di vita fino all'ultimo istante, gli ultimi attimi di vita. Laurenti se l'è tirato su come un pupo, come un fio. La sua famiglia, secondo me, era proprio là. Forse c'era anche un po' di paura di perderne qualcuno, o comunque di perdere dei colpi nei confronti degli amici. Sempre da Califfo, sempre io e voi. Perché questo va detto. Però il fatto che lui decideva che questo era un gruppo, questa era una famiglia, era fondamentale. Ti dico che se fosse stato un uomo accomodante, non gli avrebbero fatto fare la vita infame che gli hanno imposto di fare, le sporcizie, capito, che gli hanno fatto. E questo lo vengo a dire qui, nel suo paese. Ma lo dico, l'abbiamo detto sempre davanti a tutti. È stato un uomo rispettato ancora di più perché ha vissuto come ha voluto lui, pagando delle conseguenze, spesso, molto spesso, non sue, oppure per colpe non sue. Questo va detto, al di là delle poesie, le cose, per carità, ma va detto questo dell'uomo ancora prima che dell'artista. E poi volevo aggiungere una cosa: noi andiamo a fare queste serate da un po' di tempo, Mazzeo poi tiene i numeri, lo sa meglio di lui. E la gente è tanta, prima tutta sta gente non c'era, c'era, ma mi disse a me, vedi, poi dopo morì, disse: guarda, questa gente qua che ho intorno, quando sarò morto, saranno il triplo e vedrai. Tant'è che io, il giorno dei funerali di Franco, ho visto tanta gente che conoscevo molto bene, ma che non mi avevano mai detto, pur sapendo che ero suo amico, non mi avevano mai detto che erano dei fan di Franco, però stavano là. Quindi tutta gente che forse aveva, chissà, qualche remora nel dirlo,
questo è un atteggiamento molto borghese, molto, no? Insomma, così così, atteggiamento così così. Però ho visto tanta gente che prima non c'era e che neanche sospettavo fosse dei fan di Franco, e invece no. Ma ancora, adesso di più tanti, noi andiamo in giro dappertutto. Questo è sempre tutto pieno, dai. E la chiamano estate, questa estate, senza te. Questo spettacolo è veramente molto bello, perché non c'è solo musica, ma ci sono proprio i vostri ricordi e soprattutto le emozioni. Beh, il nostro tentativo è quello di ricordare Califano nella sua complessità, perché prima di tutto era un uomo, poi era un poeta e per ultimo era il personaggio che lui cavalcava con pigrizia, perché gli faceva comodo farlo senza preoccuparsi troppo di nulla. Però diciamo che per fortuna, anche se lo vorremmo con noi adesso, poi la sua grande opera ha messo la freccia e ha sorpassato il personaggio, e adesso noi ci troviamo con la Ollus, con Antonello, con lui a far sì che tutti conoscano quello che ci ha lasciato, che è un patrimonio inestimabile e che unisce i grandi poeti del passato come Trirussa e Gioacchino Belli ad oggi. Quindi Califano ha creato quest'asse indissolubile tra i grandi poeti di Roma del passato e l'attualità, ed è l'unico che è stato in grado di farlo. Tantissimi sono stati i concerti, non solo in Italia ma anche all'estero. Tra l'altro lui ha scritto canzoni per i grandi e nello stesso momento è stato riconosciuto adesso, proprio perché queste canzoni sono immortali. Ma a me piace ricordare una cosa che è importante. Lui ha avuto all'Università di New York, la Constantinian University, una laurea ad honorem per il testo, ad onorem in filosofia, per il testo di Tutto il resto è noia, e in quella sessione di lauree furono insigniti della laurea ad onorem anche Francesco Cossiga e Edoardo De Filippo. Era il 1991 e quindi, che dire, ha venduto 25 milioni di dischi fra quelli che ha cantato lui e quelli che hanno cantato i grandi interpreti per i quali lui ha scritto, e ha partecipato a 3 feste di Sanremo. E, insomma, veramente un grande personaggio, soprattutto grande perché è autentico. Vero. Era una persona vera, mai banale, mai si è lasciato mai andare alle mode. E quindi noi siamo stati vicini per tanti anni, non possiamo non ricordarlo come è giusto che sia. E allora siamo pronti, quindi ci dobbiamo assolutamente adesso godere queste canzoni, le godiamo insieme, ma soprattutto ricordatevi una cosa, che tutto il resto è noia. Okay.